Qua ci chiedono di disegnare il grafico della seguente funzione e trovare il dominio e codominio. Dunque, è un esercizio molto simile a quelli che abbiamo visto in precedenza, solamente che qui ci chiedono in più, ci fanno delle domande riguardo il dominio e il codominio. Vi ricordo che una funzione è una legge che associa ad ogni valore di x uno e un solo valore di y, e vedete che ha l'insieme delle x e l'insieme in ingresso, ovvero l'insieme di partenza, l'insieme di arrivo e l'insieme delle y, il cosiddetto codominio. Questo è il dominio e questo è il codominio. Quindi come si fa in questo caso? Intanto ci chiedono di disegnare il grafico, quindi per disegnare il grafico dobbiamo, ovviamente questo l'abbiamo già visto nei numerosi esercizi che abbiamo visto in precedenza, fare che cosa? Disegniamo a parte queste due rette e poi le metteremo nel vostro, di tutti, il piano cartesiano di GeoGebra e andiamo a vedere come sono fatte, come è fatta sta funzione. Poi vedremo che dominio ha sta funzione, poi vedremo anche che codominio ha. Codominio, vi ricordo, si può determinare in vari modi, ma direi che il modo più semplice per quanto riguarda le funzioni definite per casi, questa tratti, così conviene ovviamente rifarsi al grafico. Come al solito andiamo da parte a rappresentare singolarmente le due funzioni, y uguale meno 3x per 1, che funzione è? Beh, come al solito direi di mettere la mano su q, ho detto su q, ecco qua, y uguale meno 3x, cioè copriamo in pratica l'intercetta q, diciamo così, se no sembrerebbe che stia dicendo qualcosa di scandaloso. E chi è y uguale meno 3x? È sicuro una retta che passa per origine, visto che meno 3 è il coefficiente angolare, passa per origine nel secondo e nel quarto quadrante, perché meno 3 è negativo. Ed è, diciamo, avrà un andamento pressappoco di questo tipo. Y uguale meno 3x meno 1 è la parallela che ha l'intercetta pari a meno 1, quindi eccola qua. Quindi sarà, diciamo, vediamo di farla parallela se possibile, non è assolutamente parallela, e questo è meno 1, supponiamo, e questo che valore sarà? Questo è il valore che valore sarà? È il valore che si ottiene dando 0 alla y. Quando è che meno 3x meno 1 è uguale a 0? Quando 3x è uguale a meno 1, dividendo per 3, x uguale a meno 1/3, questo è il punto meno 1/3, 0. Quindi questa retta qua di equazione y uguale a meno 3x meno 1 interseca l'asse delle y nel punto di coordinate 0 meno 1, d'altronde meno 1 è l'intercetta, e l'asse delle x nel punto di coordinate meno 1/3, 0. Ma abbiamo imparato a rappresentare facilmente una retta. Ripetiamo lo stesso discorso per l'altra retta, y uguale 2x meno 1/2. Stavolta la intersecherà, perché quell'altra, vedete che questa volta se andiamo a scriverci la retta y uguale 2x meno 1/2, cancellando q meno 1/2, e y uguale 2x, questa volta è una retta che passa per origine, ma nel primo, nel terzo quadrante, perché 2 è positivo. E tra l'altro, attenzione che parliamo di una retta un po' che ha un angolo maggiore di 45 gradi, cioè un angolo che la retta forma con l'asse delle x. La parallela è y uguale 2x meno 1/2, quindi diciamo che è una retta che fa, eccola qua, fantastica proprio. Ecco. Dove questo è il punto 0 meno 1/2, l'intercetta, e qual è l'intersezione della retta con l'asse dell'x? Beh, basta dare 0 alla y, si ottiene che 0 è uguale a 2x meno 1/2, ovvero 2x uguale 1/2, moltiplicando per 2, x uguale 1. 1, 0 è il punto di intersezione della retta con l'asse dell'x, 0 meno 1/2 è il punto di intersezione della retta con l'asse dell'y. Rappresentate in maniera orrenda queste due rette, beh, adesso possiamo andare a rappresentare il nostro piano di GeoGebra. Rappresentato il grafico, intanto discutiamolo un attimo. La funzione è una funzione che non è continua, perché vedete che proviene da meno infinito, decresce, fino a incontrare la retta verticale che abbiamo tracciato di equazione x uguale meno 1. La incontra in che punto? Nel punto meno 1, 2. Come l'abbiamo ottenuto? Prendendo meno 1 e mettendolo al posto della x nella y uguale meno 3x meno 1, appunto definita per x meno uguale di meno 1. Se lo mettiamo lì, viene meno 3 meno 1 che fa 3, 3 meno 1, 2. Meno 1, 2 è il punto in cui arriva la retta, venendo dall'alto, y uguale meno 3x meno 1. Ma riparte da lì, da meno 1, 2? No, riparte dal punto meno 1 meno 5 mezzi, come lo abbiamo ottenuto. Prendiamo meno 1, lo mettiamo nell'altro, 2 per meno 1 fa meno 2, meno 2 meno 1/2 e meno 5 mezzi. Quindi la retta, y uguale 2x meno 1/2, definita da meno 1 in poi, riparte dal punto, questa volta, di coordinate meno 1 meno 5 mezzi. E quindi ecco il salto, no?
Poi però la retta prosegue fino all'infinito perché incontra l'asse delle ordinate nel punto 0 per un mezzo e l'asse delle ascisse nel punto 1, 0, che poi sono le due intersezioni viste prima della retta y uguale 2x per un mezzo con gli assi rispettivamente, con l'asse delle y e con l'asse delle x. Questo è il grafico, ecco, la funzione ovviamente non può essere continua perché c'è un salto, quindi una discontinuità di prima specie di salto. Il dominio, beh, il dominio è molto semplice perché il dominio sarà quello che vediamo lì, cioè il dominio della funzione è. Funzione parte da meno infinito in maniera decrescente, arriva fino a meno 1, includendo il meno 1 come ci dice il testo, e poi riparte da sempre da meno 1 escluso e se ne va fino all'infinito. Ovviamente c'è una discontinuità di prima specie in x con 0 uguale meno 1. Il codomino, beh, bisogna unire il codomino per calcolare il codomino conviene, a parte che si vede anche a occhio, il codomino che cos'è? Il codomino è il dominio delle y, cioè in pratica abbiamo detto rappresenta l'immagine, rappresenta l'insieme di arrivo della mia funzione. Lo si può vedere graficamente, lo si può valutare graficamente, ma è più semplice vedere unire i codomini delle due funzioni attate, cominciando con la prima. Dunque, la prima funzione è y uguale meno 3x meno 1. Andiamo a definita se x è minore o uguale di meno 1. Beh, che codominio avrà? Se guardiamo un attimo da dove parte, dal basso verso l'alto, parte, vedete, da 2, no? Perché dobbiamo ragionare in funzione, dobbiamo ragionare come y, no? Parte da y uguale 2 e se ne va fino all'infinito, no? Mentre invece per quanto riguarda la retta y uguale 2x meno un mezzo, definita per x maggiore di meno 1, qua è il contrario, parte dal punto meno 5 mezzi, che poi è incluso nell'estremo, meno 5 mezzi è l'estremo inferiore della mia funzione, e se ne va fino a, se ne va anche questa, e arriva, se ne va lì fino, ma in realtà arriverebbe unendo, insomma, questo sarebbe più infinito, se guardiamo un attimo, ma in realtà si ferma fino a 2, perché poi da 2 riparte in quella maniera. Quindi diciamo che il codominio chi sarà? Beh, il codominio sarà meno 5 mezzi incluso, che è il nostro estremo inferiore, meno 5 mezzi 2, 2 più infinito, io direi, perché possiamo vedere dove ovviamente il 2 lo citiamo perché vedete che fino a 2 è un andamento, poi a 2 se ne va da un'altra parte, quindi meno 5 mezzi 2, 2 più infinito è sicuramente il codominio di questa funzione che abbiamo snocciolato nel dettaglio.